ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Come potete leggere dal titolo, mi sono infognatissimo con The Last of Us. O come dice Paolo, The Last of Us. Perché dice che in America dicono The Last of Us. E noi diciamo l'ultimo di noi. E quindi ho deciso di diventare un clicker. Siccome a me piacciono molto molto i funghi, però non mi pare il caso di diventarlo realmente, quindi ho chiamato due persone che mi aiuteranno a trasformarmi in un clicker. Claudio, nelle vesti di esperto del videogioco, della serie e di tutto quello che è il mondo di The Last of Us. E Francesco Sanseverino, che mi trasformerà in un clicker fisicamente. Poi starà a me, alla mia interpretazione, alle mie doti vocali, intraprendere il percorso per cliccherarmi. Cliccate sulla campanella e iscrivetevi al canale. Cominciamo. Da dove cominciamo? Penso da Claudio. Dobbiamo fare un corso base per... E come si fa il corso base? Bomba ragazzi, qualche giorno fa vi ho iniziato a parlare del progetto TMC, la più grande rivoluzione che questo canale ha mai visto dalla sua nascita. Il progetto partirà ad aprile e ci darà la possibilità di creare tanti nuovi contenuti e creare anche molta più interazione diretta tra me e voi. È una cosa a cui teniamo molto, ma soprattutto ci teniamo a farla bene e a sorprendervi. Che cos'è TMC? Se volete, provate a indovinare nei commenti. La soluzione la scoprirete tra qualche giorno. Occhio però, è importante non perdervi nemmeno un video del canale, perché gli indizi saranno inseriti qua e là, dove meno ve l'aspettate. Beh, intanto devi dimenticarti tutto su ciò che riguarda essere umano. Fatto. E poi devi rinunciare anche a un senso molto importante, che è la vista. Ok, quindi tu mi insegni i rudimenti, perché poi dopo che Francesco mi avrà truccato io sarò molto più immerso, no? Immedesimato. Esatto, sì. Fungo. Se devi guardare di là, come farai? Non puoi fare là. Così. Ma dovrai andare a intuito, a udito, giusto? Molto albo. Mentre tutti i movimenti sono chiaramente molto scattosi. Devo immaginare di togliermi dei frame. Esatto, bravissimo. Un po' come quando hai la febbre e hai freddo. È presente che gli spasmi del freddo. Che di febbre hai? È presente. Ah, devi incrociare le gambe così. Sì. Esatto. Devi un po' inarcarti verso l'indietro. Verso l'indietro. Mi raccomando, se stai a occhi chiusi ti aiuto. Ok, così. È meglio, esatto. Sembra un Ray Charles. E poi devi muoverti a scatti, quindi tipo... Se devi muoverti e andare da quella parte, devi fare così. Tutto scordinato, devi essere bravo. Però poi cominciano a correre a un certo punto. Quando avvertono che c'è il nemico, sì. Nemico. Secondo sono loro i nemici. Per loro invece siamo noi i nemici. È così che funge. Sì, testa un po' l'indietro. Anche perché poi hanno proprio dei movimenti dove si fermano e hanno delle convulsioni maggiori. Ah, quindi... Sì. Enfatizzalo di più. Più Elvis. Esatto. È un po' un Elvis zombie, diciamo. Va bene, ok. Il suono? Il suono, come ti dicevo, è un po' strozzato. Quindi devi cercare di inspirare. Ah, tipo... Ma siccome i clicker c'hanno i funghi, sì, cantano a cappella? Sarà un video veramente lungo. Oh, eccoci qua. Ecco. Abbiamo visto quindi le movenze del clicker. Sì. Ma quello che è davvero importante è la voce, il suono. Il doppiatore io. Quindi... Che devo fare? Ti ricordi più o meno le... Ah, il verso tipo... Aspirato, no? Un pochettino aspirato. È simile al maiale, ma non è un maiale. Sai cosa dice un maiale in curva che gli slittano le gambe dietro? Questi suoni poi noi li useremo nel video, in questo video qui. Doppiaggio, video. Quindi se poi fanno schifo, fatti come aiutarti anche con il corpo. Ricordati che c'è sempre quella particolarità del clicker, no? Che dà anche il nome al mostro, che è... Il mouse. Ah, clicker, no, il no mouse. Quello, tasti. Doppio clicker. È un verso strozzato. Senti come un altro mostro. Io invento mostri. Li introdurranno nei prossimi capitoli. Beh, farò una mostra di mostri. Poi te la mostro. Facciamoci i fatti mostri. Aiuto. Sembra una lavastoviglie. Non sentiamo troppo i click, ma... Quei click lì devono esserci. No, questo... Questo è il clicker
russo. Aiuto. Clicker cinese come? Cliccano con la L. Proviamo a fare questo. E questo è brutto al contrario. Un otur. Aiuto. Ecco, teniamo la A. Tu stai uscendo però con la voce. Aiutati col corpo anche. Aiuto. Ok, poi ricordati che è un verso interrotto. Avrete quelle convulsioni, lui si interrompe facendo. Molto meglio. Grazie. Molto meglio. Maestro, grazie. Molto meglio. Ora prova a fare più acuta questa A. Più stridula. Ti stai un po' allontanando. Ok, facciamone una dove tipo hai appena avvertito un nemico. Sì, ci siamo. È molto. Era molto. Ok. Poi? Dobbiamo solo fare la parte in cui avverti un nemico. Pensavo fosse questa. Bene. Fammi un gesto da nemico. Che c***o di nemico sei? I nemici in Sardegna sono così. Ce l'ho. Dio. Tu non mi vedi, fai finta di non vedere. Okay. Nel momento in cui io ti tocco, tu mi avverti e fai il rumore. Va bene, in vai. Cui impazzisci. Molto bene. Questo è io un metodista, Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo. Si avvicina l'estate, arriva il caldo. Il caldo a fosse. E io mi vesto di nero, è ancora più caldo. Ma se volete rinfrescarvi senza eccedere con gli zuccheri, con le cose, io vi consiglio i Protein Ice Cream Prozess. Senti come ho detto con questa pronuncia, è veramente very British. Perché oltre ad avere molti meno zuccheri e molti meno grassi di un gelato normale, hanno molte più proteine e sono veramente buoni. E con codice sconto MERLUZ10 avrete il 10% di sconto non solo sui gelati, ma su tutti i prodotti del sito. E adesso tocca a Francesco, spiegaci un po' cosa mi fai. Fortunatamente è una maschera, quindi vedi. Niente ore di make up come facevamo una volta. Esatto. No, abbiamo fatto Majin Buu, che ci abbiamo messo 7 ore. Esatto. Nella serie sicuramente avremmo usato tutto trucco prostetico, però in questo caso maschera. Ma dovremmo fare due cose: un bite da metterti in bocca e pitturare le mani. Ok. Questo con l'acqua calda diventa una pasta. Sì. Che io mi devo mettere in bocca per fare il caldo. E si indurisce. La magia del make-up. E poi la... Come vedete, abbiamo distrutto migliaia di dollari di abbigliamento solo per questo video. Centinaia di migliaia. Allora, mi metto a sedere qui. E quindi adesso... Ti trucchiamo. Fungami. Ok, fungiamo. Cosa stai spruzzando, Francesco? Alcol isopropilico. Ah! Alcol non si comanda, vero? Si giuro. Ma è polifonico, cioè non puoi fare... Sono tanti questi. Ok. Io ho iniziato a fare YouTube perché lo faceva Fra. E mi diceva, i raduni di YouTuber, c'è un sacco di... Ah. Lo faccio anch'io lo YouTuber. Paolo, c'è da ricomprare la carta igienica, Prego. Che devo fare? Tutorial. La prendi da qua, la apri, te la metti. Ok. Asciugare un attimo. Poi picchia l'acqua per farla. Asciugati. Che bello guaglione. Beh. Bravo Fra, direi che abbiamo un bel clicker qua. Allora, facciamo un check dell'interpretazione, così sì. Poi andiamo, vai. Bravissimo. È stancante, E ora? Ora siamo pronti per... Per andare in scena? Per andare in scena. Thank you.
scocciato. Allora ragazzi, intanto spero che il video vi sia piaciuto. Ringrazio Claudio e Francesco per avermi trasformato. Per quanto riguarda Francesco, sono contentissimo di aver avuto la possibilità di rilavorare con lui, perché abbiamo fatto tante cose insieme, notti passate insonni a costruire cosplay 10 anni fa, 11 anni fa. Vi lascio tutti i suoi link, fa una marea di roba ragazzi. Anzi, se vi è piaciuta la maschera del clicker e volete acquistarne, ma non solo, poi mille maschere, esatto, sul suo store, vi metto anche il link. Mentre per quanto riguarda Claudio, mio insegnante di movimenti, perché lui evidentemente ci sa muovere così, vi ricordo che è uscito anche uno short che è uscito sul canale, e vi lascio anche tutti i link di Claudio per poter vedere i suoi lavori fantastici. Grazie. Aspetta, non chiudere il video. Ma tu lo sai come si eliminano le tossine? Con gli sciroppini, ovviamente. Che domande.